Cari amici, buongiorno, buongiorno e buon 2 maggio, martedì 2 maggio. Allora, questo è un audiolucio zuccheroso, ma non perché mi abbandonerò in tantissimi complimenti e cose dolci e delicate. No, 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 assolutamente no, no, non è il caso, assolutamente, non serve a niente. È perché praticamente. Mi capita ogni tanto di osservare ciò che avviene alle feste di compleanno dei bimbi. Feste di compleanno che comunque ovviamente da cioè, bimbi bellissimi, spettacolari, di genitori altrettanto spettacolari e carinissimi, che comunque organizzano le feste in completa buona fede, ci mancherebbe. Tuttavia, quello che osservo, perché poi dopo a me piace molto osservare un po' in generale, un po' specialmente da quando sono papà dei miei due bimbi, osservare loro, osservare un po' l'ambiente che circonda i miei bimbi, perché non, secondo me non c'è miglior università, scuola, accademia, non c'è migliore università e scuola, appunto, perché è veramente si impara ogni giorno, si impara ogni giorno perché un po' si imparano cose nuove, un po' si regredisce un po' a quegli tempi quando anche noi eravamo bambini ed eravamo puri, puri con i nostri sogni, le nostre idee, i nostri talenti, poi dopo via via nel tempo magari dimenticati, affievoliti, modificati, sovrastrutturati, eccetera, eccetera. Quindi osservo queste feste organizzate sempre in buona fede, sempre da genitori, questi genitori veramente molto simpatici, molto carini, è solo che logicamente in linea con ciò che avviene per quanto riguarda la società moderna. Quindi nella società moderna, anche grazie alla televisione, che cosa è il bambino? Il bambino è una persona di piccola statura e piccola età che ama in modo incredibile dolci e dolciumi, no? Questo è nell'immaginario collettivo. E purtroppo, infatti, si vede in queste feste di bambini tavole imbandite di qualche, comunque, qualche cibaria salata, anche magari spesso, grazie a Dio, fatta in casa, e poi tutti i tre quarti sono dolciumi, biscotti, crostate, e fin qui tutto a posto. Poi dopo ci sono quei ciotole di caramelle, e già lì comincia a essere un po' un problema. E poi ciotole di salatini, patatine confezionate, e lì si comincia a salire per poi sfociare nelle bevande, che secondo me è qualcosa di incredibile, e cioè la presenza di Coca-Cola classica, quindi quella con caffeina e zucchero a go-go, e tè. Spesso anche si vede un po' di tè, ovviamente quello con teina, quello preciso. Ma ripeto, non è perché c'è qualche genitore in particolare che è così, no, in generale, purtroppo, penso che ognuno di voi che magari è papà oppure ha partecipato a feste di bambini sarà capitato di vedere cose del genere. È inevitabile perché fa parte un po' del nostro ecosistema, no? Purtroppo, vabbè, questo è lo standard. Appunto, perché i bambini sono fatti così e sono contenti così, quindi i bambini anche nelle torte, no? Di compleanno ci devono essere i marshmallow, ci devono essere 3.000 cose zuccherate sopra. Ecco, per esempio, anche alla torta di mio figlio, la pasticceria, non è che gli abbiamo chiesto noi una torta di frutta, perché comunque la frutta è qualcosa di salutare, sopra il pasticcere di suo estro ci ha messo i marshmallow, no? Chi gli ha chiesto i marshmallow? Nessuno, semplicemente. Il bambino si sa che piacciono i dolci, i dolciumi e il marshmallow, ci mette il marshmallow. Ecco così. Questo è il discorso. E non si capisce, non, veramente non ci si rende conto dei danni micidiali che si fanno ai bambini. Ma non solo, rimanete con me fino alla fine perché questo non è un vocale soltanto dedicato ai bambini, eh? Attenzione. Dopo lo sapete perché. Quindi, dice, vabbè, Alessandro, tu sei come al solito esagerato, eccessivo, dai, per quella volta ogni tanto. Quella volta ogni tanto di che? Se mandate i nostri figli all'asilo, scuola, eccetera, eccetera, inevitabilmente loro avranno il desiderio di partecipare alle feste degli altri. E vedrete che se una classe è composta da 20-30 bambini, praticamente non dico che una volta a settimana, ma almeno una volta ogni 2 settimane, ci toccherà una festa.
e più magari i bimbi crescono e più le cose aumenteranno. Poi vabbè, se ne abbiamo un figlio è un conto, se ne abbiamo due ovviamente sapete che le probabilità aumentano a dismisura, quindi una volta ogni tanto di che comincia a diventare routine, almeno una volta a settimana. Ma non è che al bambino piace lo zucchero, è semplicemente perché al bambino si sa che piace lo zucchero e quindi glielo si dà, così è contento. Però non capiamo quanti danni gli facciamo. Andate su Google, mettete zucchero e cocaina e praticamente vedrete che ci sono anche degli encefalogrammi, comunque delle statistiche, dei dati, delle ricerche, in cui fanno vedere che praticamente il cervello risponde nella stessa maniera, con gli stessi, diciamo, con gli stessi meccanismi neurologici, all'assunzione di zucchero e cocaina. Quindi, con tutte le conseguenze del discorso della stimolazione e anche dal punto di vista dell'assuefazione, ok? Quindi è una dipendenza vera e propria, una dipendenza tossica. E lo è, perché lo zucchero è comunque un qualcosa di neurotossico. Non ce lo dimentichiamo questo, lo zucchero quello classico. Per non parlare, vabbè, degli zuccheri, quelli chimici, eccetera, eccetera, che comunque, anche se non hanno le calorie, comunque ha già il sapore dolce, stimola comunque un certo tipo di secrezione ormonale, di comunque stimolazioni anche neurologiche, anche in quel caso. Quindi attenzione, attenzione. Quindi tecnicamente lo zucchero stimola, super stimola, sovrastimola i nostri figli. Che comunque a cui basta veramente poco, si tratta di esseri umani di 20, massimo 25 kg, insomma, sono piccole persone con un piccolo peso corporeo e in rapporto allo zucchero che consumano, sapete bene, capite bene che è un rapporto estremamente sbilanciato. Quindi che succede? Questi bimbi poi dopo con questa sovrastimolazione si sentono, sono molto agitati. Ma mio figlio è vivace, certo che è vivace, va benissimo, è vivace, però è vivace anche perché è comunque sovrastimolato sia dagli elementi esterni, per carità di Dio, ci sta, ma anche da un'alimentazione, diciamo, un po' sregolata. Alimentazione che lo porta all'agitazione, e questa agitazione come viene sopita? Si mettono i bimbi davanti a TV, cellulari, tablet, schermi, e il bambino là sembra sia imbambolato. Sembra più imbambolato, ma non è affatto imbambolato. Il suo cervello continua ad essere sovrastimolato. È sovrastimolato continuamente, sia dal punto di vista dell'alimentazione e sia dal punto di vista puramente neurologico con gli schermi. Gli schermi in cui cosa vedono i bimbi? Cartoni animati? Sì, forse, ma se stiamo un po' vicino ai nostri figli e guardiamo che cosa vedono, quello che vedono per il 90%, fatto un 100% di cosa vedono, almeno l'80% è pubblicità. Quindi una pubblicità creata appositamente per indurre assuefazione e attirare l'attenzione e poi indurre il bambino a consumare, quindi far consumare i genitori l'acquisto appunto del giocattolo, della cosa che viene pubblicizzata. Quindi è una continua sovrastimolazione di tutto. Dunque, che cosa sta succedendo? È quello che ogni giorno io in qualche modo cerco di farvi, diciamo, di farvi pensare, no? Perché comunque questa sovrastimolazione continua, che cosa produce appunto agitazione, produce appunto un qualcosa di che col tempo crea delle grosse problematiche. Quando l'attività fisica e mentale di un bambino dovrebbe essere semplicemente stare all'aria aperta, giocare con i propri amichetti da solo, a palla, suonare, cucinare. I bambini hanno delle capacità manuali micidiali. Certo, bisogna starci dietro, perché il problema è che qualcuno deve starci dietro, qualcuno che, come noi, ok? Qualcuno come noi che purtroppo è vittima, ecco quello che vi anticipavo all'inizio, degli stessi meccanismi, uguali identici, ragazzi. Non ci dimentichiamo che gli stessi meccanismi li subiamo anche noi. Noi mangiamo in modo sregolato una quantità di zuccheri e carboidrati che non ci serve, siamo sovrastimolati continuamente da tante cose che non ci servono, perché comunque veniamo bombardati ogni giorno dal punto di vista del marketing, e in più praticamente tutto rapportato alla nostra corporatura, al nostro peso e con dosi eccessivamente maggiorate. E oltre gli zuccheri,
noi consumiamo spesso anche alcolici, consumiamo nicotina, sigarette, facciamo tardi spesso la notte e siamo continuamente distratti e stressati anche da dispositivi tecnologici, dal lavoro. E quindi abbiamo anche poco tempo per seguire appunto i nostri figli che sono a loro volta stressati, sono stimolati davanti a schermi che ci sostituiscono. Ok? In tutto questo, ecco perché dico, l'allenamento deve esserci dentro la vita della persona, perché l'allenamento è un momento di pausa dalle giornate per far sì che ritorniamo un attimo ad essere presenti a noi stessi. Questa è una cosa davvero, davvero importante, non ce la dimentichiamo mai. Ok? In chiusura di questo vocale, qualcuno dirà: sì, vabbè, sa, un'altra volta, sei esagerato, sei eccessivo, non c'è bisogno, dai. Mio nonno in cariola con le mutande viola, fumando, bevendo, facendo tardi la notte, trombando come un riccio tutti i giorni, è vissuto fino a 90 anni. Sì, anche mio nonno è vissuto fino a 95 anni. Fumava, beveva, ovviamente in quantità irrisoria, insomma, non è che era, diciamo, un alcolizzato né un fumatore incallito, no. Però gli ultimi 20-30 anni della sua vita se l'è passati praticamente in casa con problemi alla colonna vertebrale, per altri problemi, per altre motivazioni, per un lavoro, ma anche per uno stato anche un po' degenerativo che ha intaccato il suo livello genetico, il suo talento genetico, la sua resistenza genetica già indubbiamente di base. Quindi, ok, vostro nonno in cariola con le mutande viola è vissuto 90 anni, ma se fosse avesse vissuto una vita con un minimo in più d'attenzione a certe dinamiche, chissà, avrebbe potuto vivere 110-120 anni o 150-200, come si dice, l'essere umano è stato progettato per alcuni elementi tecnici all'interno del nostro corpo? Chissà, vi lascio questa domanda. Vi lascio questa domanda perché a me, io non voglio che la pensiate come me, voglio semplicemente che pensiate. Un caro abbraccio a tutti, buona giornata!